Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video test di novità. Vi ho fatto scegliere su Instagram settimana scorsa. Prima avete voluto le novità miste che vi lascio qui nelle schede, che è già video già uscito lunedì. Ora tocca le novità Sephora & Co, più o meno su quel giro là. Ho tantissime cose, direi di incominciare subito con il video. Voglio partire dal look occhi come sempre, raga. Scioccato, stamattina mi è arrivato un pacchetto dalla Sephora con la nuova palette occhi di Natasha Denona Zendo. Settimana scorsa c'è stato il press day e le relative masterclass. Abbiamo assistito appunto alla masterclass di Natasha Denona ed è arrivata appunto la palette e i nuovi blush cremosi. Che scomoda, aiuto. E i nuovi blush cremosi. E niente, siamo qua per provarli insieme. Direi di partire. Questo è lo schema colori. Molte persone, me compresa, hanno notato la similitudine con la Secret Palette di Nabla. E credo che andrò a fare un look che andrà a mischiare tonalità fredde e tonalità calde. Best of both worlds. Ho preparato le mie palpebra con il correttore Synchro Skin di Shiseido. Non è assolutamente nuovo, ma ce l'ho da una vita, non sono ancora riuscita a provarlo. Quindi oggi come correttore e base occhi utilizzeremo lui. Adesso vado a prendere Vigor, che è questa tonalità rossastra, dalla palette e vado a fare il mio angolo esterno. Il colore è andato su molto bene, pigmentazione medio-alta direi, non la più alta che abbia mai visto, ma il concept di questa palette Zendo, non so se ho visto, non mi ricordo se ho visto qualche video, forse qualcosa di Shell Pandemonium dovrei aver visto, che comunque è abbastanza tranquilla come pigmentazione perché riprende un po' il mood Zendo, un po' peace, però devo dire assolutamente efficace come colore. Voglio andare ad utilizzare Relief, poi questo, che è questo rosa cipria, e vado a sfumare questo ombretto rosso verso l'esterno. Questo colore ha fatto più fallout dell'altro in cialda, assolutamente super semplice da sfumare, che è una caratteristica che ritrovo e apprezzo negli ombretti di Natasha Denona, che sono veramente semplici da sfumare, cioè a prova di scemo. Ovviamente il prezzo è proibitivo, nel senso quella è sempre comunque una vostra scelta, però devo dire che ci siamo senza problemi. Adesso, tra l'altro, sto usando dei pennelli dal set di P. Louise, i Cancelled, che sono meravigliosi. E adesso voglio usare Mantra, questa tonalità qua. Lei, oddio, non so se mi sembra un tipo un satinato. Ah no, forse quella texture che definiva Natasha Denona, che c'era tipo una texture che era opaca ma non troppo. Comunque proviamo. È molto aderente, non mi fa impazzire come tonalità di verde, devo essere sincera, ma questo è un gusto personale. Ora vado a mettere Breath, questo colore qua, per andare a sfumare il verde. Ok, ho fatto la mia half cut crease e voglio andare ad utilizzare Equilibrium, che è questo colore blue jeans qua, che mi piace un cifro. A me ispirano molto questi colori, però prima volevo smorzare qua.
Allora, la texture di questo shimmer mi piace molto perché non fa fallout, qua l'ho fatto io toccando il dito perché ho il dito grosso, e non fa fallout, è molto aderente alla palpebra, non è la texture di shimmer, come ho sempre detto quando ho provato le palette di Natasha Denona, ultra glitterosa, ultra bagnata, ultra dinamica, che piace a me, è una classica texture di shimmer, colore molto pieno, molto bello, con un buon payoff, quindi lì bisogna secondo me capire un po', andare un po' a gusti, nel senso se voi piace più quella texture alla Kaleidos glitterosa eccetera, non è questo il caso. Se vi piace una formula che va su bene, che ha una bella resa, quella di Denona è assolutamente ci sta, nel senso. L'unica cosa che già mi sento di dire è che sento la mancanza di un colore molto scuro nella palette, tipo un nero. Ovviamente mi direte, ma tutti abbiamo un nero. Sì, anch'io ho tanti neri, però mi metto nell'ottica della persona che acquista questa palette, che la paga un po', che ha le cialde refillabili, tra l'altro, cosa molto intelligente ed è molto pratica da portare. Una persona dice sì, a quel prezzo però non compro 550.000 palette, ma ne compro di meno e mi piacerebbe che ci sia una soluzione più completa possibile. Questo è il ragionamento che ho fatto io, però nel senso il nero ce l'ho, mi posso anche serenamente arrangiare. Adesso voglio utilizzare questo shimmer qua, Flow, questo nell'angolo interno. Now, cosa stai facendo? Anche qui, stesso discorso, aderente, brillantino, non la cosa più brillante del mondo, però è più brillante dell'altro, come potete vedere, un po' più dinamico. Posso dire che questa accoppiata non mi piace, cioè tornassi indietro ho sbagliato io a scegliere, ovviamente. Tornassi indietro non farei questa accoppiata, non lo so, I don't like, farei più una cosa nude. Però oggi andremo a fare un look uguale perché sennò sembro sempre strano. Quindi vado a fare l'altro occhio e ci vediamo per il resto. Eccoci qui, look terminato da quest'altro lato. Un po' di glitter primer di NYX. Passiamo alla base e andiamo a vedere i nuovi primer. Allora, da questo lato ho il Pure Canvas Primer di Laura Mercier, che utilizzerò da questa parte del viso, ed è un primer idratante senza siliconi. Da quest'altra parte abbiamo l'Invisible UV Flawless Poreless Primer Smoothing Looking Skin Daily Defense SPF 50 di Charlotte Tilbury, che dovrebbe essere smoothing, quindi dovrebbe rendere la grana della pelle più levigata. Iniziamo con quello di Laura Mercier, che mi ha mandato Look Fantastic, che rivende Laura Mercier. Ok, è leggermente lattiginoso, abbastanza corposino, e lo applico da questo lato del viso. Super leggero. Qua sapete che non sto più truccando la fronte perché c'ho cardo. Boats. Leggerissimo, vero, da facile assorbimento. Io non ho una pelle che ha necessità di eccessiva idratazione sotto il make-up, li utilizzerei questo primer di più per stemperare dei fondi molto opachi, però delle persone mi hanno detto che è veramente ottimo. Ora prendo questo qua di Carlotta Tilbury, si apre premendo qui e è color nude, colore pelle, che è tipico di dei primer levigati perché vanno a camuffarsi con la grana. Ok, questa qui è la consistenza, vediamo effettivamente la resa. Ok, per ora non vedo nulla, è molto più luminoso di quello di Laura Mercier. Credo sia anche l'SPF, non lo so, è la prima volta che lo provo, quindi. Poi volevo, prima di andare a mettere fondotinta, andare a correggere le occhiaie con questo correttore di Charlotte Tilbury, sempre Medium Honey, si chiama, no, Medium a Medium. C'entra Money. Medium Honey, giusto per tonalizzare leggermente l'occhiaia, visto che ho dormito poco e ne ho bisogno. Vediamo un attimino com'è la situa. Allora, io avrei bisogno di color correction, me ne rendo conto, ma questo coso è minuscolo per specchiarsi. Però, da un lato preferisco evitare talvolta perché si rischia di aggiungere texture, quindi mi fa un po' paura. Mi trovo molto bene con Demetra di Mulac, devo essere sincero, poi è scaduto, non l'ho più ricomprato, ma devo dire che tonalizza benissimo, non vedo niente in questo specchio. Tonalizza veramente bene, non fa eccessivo strato, devo essere sincero, almeno applicato così non mi sembra faccia strato. Andiamo con l'applicazione del fondotinta e abbiamo questo qua nuovo di Sephora della linea Good For Natural Glow, 10 ore di idratazione, 30 ml. La colorazione che ho io è 17.5N, coprenza leggera, da leggera a media. La plastica di questo packaging è fatta dalle
canne di zucchero. Perché è scritto in francese? Vado, è la prima volta che lo utilizzo, vado a stendere con il pennello numero 06 di Sephora, che mi piace tantissimo, è super multitasking quel pennello. Eccolo qui. Che carino, carinissimo, leggerissimamente più chiaro, ma proprio un pelo, se ossido comunque col bronzer lo sistemiamo. Super cute, coprenza veramente molto sottile, molto delicata sulla pelle, ma uniforma benissimo l'incarnato, mantenendo un pelo di luminosità che credo sia anche dovuta dal primer di Laura Mercier. Assolutamente senza peso, mi sembra perfezionante, non pesante, direi per le pelli molto secche da idratare molto, per le pelli molto grasse da fissare, mi dà l'idea, ma questa è una first impression, quindi proseguiamo. Ora applico il correttore di Shiseido, tonalità mamma mia, ogni volta 203 light. Questo non è una novità, però per me lo è. Vado a picchiettarlo senza trascinarlo, perché prima ho messo il color corrector di Charlotte. Questo è l'effetto del correttore fissato con la cipria di Huda Beauty. Raga, mi raccomando, quando guardate le robe su TikTok, sappiate che ci sono quintali di filtri. Quindi aspettiamoci dal make-up la performance di un make-up, non la performance di un filtro di un social. Ma queste cose mi danno veramente fastidio, perché prendere in giro la gente, cioè il senso di provare il make-up col filtro non lo capirò mai. Comunque, questo qua, il correttore mi sembra carino. Devo dire che da entrambi i lati dei primer non vedo nessuna differenza, né da quello di Charlotte Tilbury né da quello di Laura Mercier. Andiamo avanti e passiamo coi blush in crema. E abbiamo questi qua di Natasha Denona, tutti e due grazie mille Sephora per l'invio, e volevo utilizzare questo 1206 si chiama, che comunque quello più albicocca, come ho detto nel video prova novità, non mi ispiravano per niente i colori, rimango dell'idea che avrei preferito altri colori. Questo qua swatchato è quello che si avvicina molto al mio gusto, vedete che è un po' un biscotto albicocca. Sono estremamente delicati, come vedete è super leggero l'effetto, il colore si avverte veramente in maniera super diffusa e delicata. So che sono molto, molto controversi online, io non ho avuto problemi, penso si sia anche visto, aspetta che anche qua un po', penso che si sia visto, tuttavia non sono super pigmentati. Prima first impression, che è questo video, quindi prendete con le pinze tutto quanto, mi è piaciuto di più quello di Rare Beauty, comunque molto carino, nulla da dire. Vado col bronzer, ora utilizzo questo qua di Iconic London che mi ha mandato Look Fantastic. Questo l'ho già provato, è nella tonalità medium bronze ed è splendido raga, bellissimo. Nella rima interna, raga, ho applicato questa matita di Sephora nuova, Midnight Blue, che ha un effetto glitterato. È bellissima. Questa qua, guardate quanto è bella. È ultra scrivente, morbida e glitteratina. Però bella, cacchio. Molto interessante. Vedete come comunque il colore è legato bene anche con l'ombretto. Devo dire, super facile da sfumare. McCoyons. Devo dire però che la maggior parte delle robe Sephora Collection sono belle, onestamente. Ma ora proviamo questa meraviglia qua di NARS, la Orgasm Palette. Io l'ho già utilizzata. È questa qua. Potrebbe ancora non essere disponibile sul sito, raga. È meravigliosa. E utilizzeremo assolutamente questo colore qua, che si chiama Third Montezuma, e lo voglio utilizzare come l'hanno utilizzato in masterclass, ovvero prelevandolo e applicandolo qua. È troppo bello, io l'ho utilizzato questi giorni raga. Se vi piace l'incarnato Sunkist è pazzesco, texture ultra sottile, pigmentato con un'ottima luce, quasi come un illuminante, senza peso sul viso, bellissimo.
Cioè, raga, non ve lo sto neanche a dire, è meraviglioso. Cioè, io sono follemente innamorato di questi prodotti. Questa palette viso è bellissima. E poi, tra l'altro, posso andare super vicino all'occhio, perché è talmente sottile che non va ad asciugare, non va ad evidenziare. È favola. Come illuminante voglio utilizzare questo qua che mi ha mandato Pinalli, che è il brand Juno, rivenduto da loro, se non ho capito male. E come setting spray, prima di applicarlo, utilizzo questo qua di Charlotte Tilbury. Sa tantissimo di dopo barba, raga, tremendo, ma la performance è ottima. È molto potente come l'All Night, era un potere fissante di quel genere là. Proviamo questo illuminante di Juno Highlight, colorazione The Sun, questo qua. Cosa mi ricorda il pack? Kat Von D. Non lo so, credo sia un problema di colorazione, non mi piace la tonalità su di me, soprattutto inserito in un contesto del genere e inevitabilmente vicino alle polveri di NARS fa un po' più strato, quindi lascerei stare quello e continuerei con questo qua, raga, e vado a prendere con lo stesso pennello di prima questa tonalità qua illuminante, e hanno anche queste colorazioni qui, e vado a smorzare questo oro giallo che ho qua per ritornare un po' sull'arancio pesca. E come vedete queste polveri di NARS, raga, continuo a dirlo, sono ultra sottili. Adesso la chiazzona di quello. Guardate, lì purtroppo è rimasta molto la chiazza colore. È un gusto personale su di me, quell'oro così giallo non piace. Guardate di qua l'effetto di cui vi parlavo prima di NARS. È super dinamico, super wet editoriale, adoro. Ho utilizzato sulle ciglia inferiori il Lash Brag di Anastasia, sempre che ho ricevuto da Stefra, che ringrazio. È sulle ciglia inferiori, quindi ho poco da dire. Ora vado ad usare la mia combo di cui ho ricevuto i backup di Benefit, Precisely My Brow Pencil numero 4 e il 24 Hour Brow Setter. Io sono assolutamente in mood pennarelli, però la Precisely è sempre la Precisely. E come avete visto, basta tenere premuto il brow gel che va su. Non ho rossetti nuovi, quindi ne vado a mettere uno e ci vediamo per la i saluti finali. Eccoci qua, amici, questo è il look terminato. Ho messo poi il rossetto di Wake Up Cosmetics Misty Beige, così a caso. Devo dire che mi sono trovato abbastanza bene con tutto. Sicuramente la mia cosa preferita è questa palette qua di NARS. Totalissimamente, è stupenda. La palette della Denona, ragazzi, è performante. Dipende dal vostro gusto, che io personalmente non reputo la sua la formula più bella, secondo me, perché io adoro altre tipologie di shimmer. Poi ovviamente va al vostro portafoglio e al vostro gusto, però ovviamente non posso dire che sia stato un flop, perché ha funzionato. Mi è piaciuto anche molto il fondotinta, devo dire, senza peso, molto carino, però generalmente non ho trovato, magari l'illuminante e il colore proprio non mi piaceva, però penso che sia una questione di gusto personale. Nulla, siamo arrivati alla fine del video, io spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like e un commentino. Io continuerò ad ammirare la palette di NARS, non ce la faccio. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo, che sarà lunedì.